Ti faccio rispondere dopo, Ettore Giovannelli sulla griglia di partenza con Giancarlo Fisichella. Ciao Ettore, ti ripasso la linea. Applausi Giancarlo, pole position. Allora è un piacere poterti intervistare in questa posizione. C'è il tuo fan club che ti applaude ovviamente. Allora, era un sogno partire e iniziare il nuovo campionato da questa posizione. Sì, innanzitutto ciao a tutti e soprattutto a tutti i miei amici, il mio fan club, tutti quelli che mi stanno aiutando anche con la spinta del pensiero. E poi, dicevamo, una giornata cominciata bene, a partire dalla pole, non dico che me lo sentivo, ma insomma ci speravo perché durante i test la macchina è sempre andata bene, io mi sono adattato subito un po' a tutte le nuove regole e mi sono sentito subito a mio agio. E sono contento di partire la stagione così. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere, nonostante non avevo le gomme nuove confronto agli altri, nonostante ho molta benzina, di essere lì e questo mi rende ancora più sereno per la gara. Quindi ci stai dicendo che è una strategia buona, con abbastanza carico. Ecco, come si gestisce con le nuove regole, senza cambio gomme, col motore che dovrà durare anche in Malesia, non lo dimentichiamo, una gara così dalla pole position, puntando ovviamente al gradino più alto del podio? Beh, innanzitutto l'unica cosa che mi preoccupa sarà passare indenni la prima curva, dopodiché penso che verrà tutto da solo. Ho il passo per poter andare via e per gestire al meglio sia la gara, sia le gomme che il motore. Anche perché c'è qualcuno che potrà farti da tappo con i più pericolosi che sono dietro. Speriamo. Allora in bocca al lupo. Crepi, un saluto a tutti, ciao. Allora, ritorniamo subito al circuito perché c'è Giancarlo Fisichella. Esatto, Giancarlo Fisichella, sorridente, un grande applauso dall'Italia per te. Grazie mille, veramente. Insomma, è il giorno più bello della tua vita? Dopo la nascita dei miei figli, penso di sì. È stato un fine settimana stupendo, veramente tutto è andato liscio come l'olio. Sono contento di aver fatto questo grande risultato. Ho guidato benissimo, senza nessuna sbavatura. Oggi la macchina mi ha permesso di guidare in tranquillità, non ho mai tirato come dovevo. Gli ultimi 5 giri il mio ingegnere mi ha chiamato e mi ha detto spingi un pochino di più perché Rubens sta arrivando. Ho fatto subito 1.25.9 senza spingere, senza tirare i regimi alti del motore. Ho risparmiato le gomme, ho risparmiato il motore per la prossima gara. Quindi la macchina è stata fantastica, il team ha lavorato benissimo, abbiamo un ottimo potenziale da sviluppare ancora e quindi sono contentissimo perché per le prossime gare penso che saremo ancora lì per lottare per la vittoria. Il podio che ti era stato negato in Brasile l'hai avuto oggi qui, com'è l'emozione di sentire l'inno italiano lì su? Finalmente ho avuto la possibilità di festeggiare la mia vittoria sul podio più alto del podio ed è stato bello, è stato molto emozionante, spero di ripetere queste occasioni durante la stagione, sono veramente contento, è stato un fine settimana fantastico, ringrazio tutto il team. Bene, vi ringraziamo, la linea torna a Milano. Grazie.